Ciao ragazzi, come state? Facevo questo video un po' per raccontarvi quella che era stata l'esperienza. Ora ho controllato 26 giorni fa. Praticamente mi hanno operato di ernia inguinale congenita, quindi nasci con questa specie di malformazione. So di persone che gli è venuta una specie di ernia, per esempio c'è un amico mio che andando con la bicicletta è volato e il manubrio della bicicletta praticamente gli è andato a sbattere nella pancia, al lato all'ombelico, e mi faceva vedere che c'è una specie di bombatura. Do qualche dritta se qualcuno di voi deve farsi questo intervento, perché io ho sempre avuto una specie di fastidio dolorino all'inguine. Ecco, io non ho paura di andare da solo nei posti, però mi spaventano un sacco queste cose, lo ammetto. Quindi non mi sono mai controllato adeguatamente. Poi a un certo punto questo dolore è diventato sempre più intenso finché, controllando, mi era spuntato da una risonanza magnetica che c'era quest'ernia. Sono stato in ospedale, ho fatto tutti i controlli e poi giorno 7 sono stato operato. È stato molto bello il pre-operazione perché sono arrivato lì prestissimo alle 7 del mattino. Subito si spogli che lei è il primo, va bene. Entro in sala operatoria. Lì c'era un medico grazioso che mi chiedeva che cosa facevo e spunta il dottore che mi doveva fare l'anestesia, che era una signora sulla quarantina con i capelli viola, mi dà una carezza e mi dà una sostanza che poi il dottore, quello grazioso che mi chiedeva, mi dice: questa è veramente roba pesante. E mi ricordo che una volta iniettato, perché avevo sapete, il catetere, quello che si mette nel braccio. Mi inietta questa sostanza e nell'arco di 30 secondi mi arriva una specie di sberla che incomincia a non capire più niente. E lì il tempo si è dilatato in un modo assurdo. Poi mi sono ritrovato in sala operatoria e mi hanno messo in posizione fetale perché mi hanno fatto come si chiama? L'epidurale. Mi hanno fatto l'epidurale. Quindi le vertebre si devono, mettendosi in posizione fetale, si devono in qualche modo aprire. E mi ricordo che io sento un pizzico leggero nella schiena. E mi ricordo che io gli ho chiesto: ma era questa l'epidurale così? No, 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 questa qua è l'anestesia per l'epidurale. E da là mi sono ritrovato con un telo qui, in piena operazione. Mi sentivo soltanto ogni tanto tamponare l'inguine. Dopodiché mi sono ritrovato praticamente nella sala del risveglio, dove piano piano incominci a riprenderti. Quindi l'epidurale ti addormenta totalmente le gambe e loro mi hanno dato qualcosa per riposare un pochettino, che però è stato, devo dire, abbastanza interessante come esperienza. A quanto pare mi ha detto che la mia era un'ernia leggermente più grave, quindi mi ha dovuto mettere, per chi non lo sapesse, nell'ernia si mette un'arrete che serve a contenere tutti i fasci muscolari che sono, come dire, uso questo termine, disordinati. Nel mio caso ne hanno messe due, perché era un po' più estesa, non so, un po' più accentuata, non lo so. Per di più ho visto l'intervento su internet e mi rendo conto per quale motivo resta per un sacco di tempo e tuttora una sensazione di intorpidimento e di leggero malessere, ecco. Quel giorno eravamo quattro, perché credo che sia o il primo o il secondo intervento più comune. Cioè, nella scala degli interventi che vengono fatti, o al primo o al secondo posto c'è l'ernia inguinale. È quello più difficile. Infatti quel giorno, come vi dicevo, eravamo quattro. E poi c'erano, credo, due ernie ombelicali. Quindi mi mettono nel letto, piano piano mi vado risvegliando e sentivo i punti che incominciavano a tirare. Ci vogliono due elementi fondamentali per essere rimessi lo stesso giorno: reggersi in piedi e aver fatto la pipì, se no non puoi andartene. E io ogni volta che provo a mettermi in piedi mi sentivo svenire, mi sentivo le energie che calavano come quando hai un calo di pressione.
e il bruciore terreno, quindi provavo un attimo e poi mi dovevo rimettere giù. Questo è successo 3 volte. Finché poi ci sono riuscito, ed è stata abbastanza anche dura riuscire a fare la pipì perché, mamma mia, tirava tantissimo, era già difficile reggersi in piedi. Una volta tornati a casa ci sono stati 3 giorni abbastanza sofferenti, però mi avevano detto che dopo 7 giorni potevo guidare la macchina e in effetti io non sono uscito il 7º giorno, ma sono uscito il 10º. È andata bene, anche se piegarsi troppo con le gambe, è un poco bruttino. E la cosa incredibile è che anche dormire distesi era bruttissimo. Io dormivo bene seduto. Vi faccio vedere dov'è che dormivo, dove riuscivo a dormire, perché io mi mettevo a letto e non stavo tanto bene. Io ho trovato un sollievo incredibile dormendo qui. Questa poltroncina è stata la mia salvezza. E sono stato lì almeno una settimana. Stavo là, riposavo. E piano piano mi sono rimesso. Ora che sono passati 26 giorni, sento la ferita internamente come se fosse rigida, però non fa più di tanto male. Posso stare in piedi un sacco, ma mi viene stancante camminare, poi incomincia a dare fastidio. Il consiglio che do io, sono messo non male, malissimo. Ragazzi, se è un'operazione che deve essere fatta, fatela perché sono delle condizioni che poi si vanno ad aggravare. Ed è sempre meglio porre una soluzione a quello che può essere il problema. Ragazzi, io questo video era praticamente per salutarvi e per raccontarvi la storia. Io vi mando un altro saluto e noi ci vediamo presto. Ciao!